per i nostri piloti che rischiano di trovarsi in un mare di guai, letteralmente, a giudicare da questo terribile acquazzone. Luca Filippi, è un piacere averti qui con noi. Che cosa prevedi per oggi? Vedo che la pista è completamente fradicia. In queste condizioni un pilota ha tre preoccupazioni principali: la pista bagnata, la temperatura delle gomme e la visibilità. Quando si guida tra gli abbondanti schizzi sollevati dalle gomme Pirelli, diventa difficile valutare la distanza delle auto circostanti. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. In pole position abbiamo la Ferrari e al suo fianco in seconda posizione c'è Sebastian Vettel. E ora vediamo il resto della griglia: Bottas, Perez, Max Verstappen e Ricciardo, Grosjean, Ocon, Hülkenberg e Fernando Alonso, Massa, Magnussen, Lewis Hamilton e Palmer, Kvyat, Stroll, Stoffel Van Dorn e Carlos Sainz, Wehrlein e Marcus Ericsson completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. Dovresti avere parecchio spazio in entrata alla prima curva, quindi cerca di prenderla pulita. Bella vittoria per il team di Maranello oggi. Luca, che cosa ha distinto questo team dagli avversari? Mantenere le gomme in temperatura sul bagnato è stato determinante. L'aderenza è sempre scarsa in questi casi, ma con gomme fredde 10 volte peggio. Per questo oggi chi è riuscito a tenerle alla giusta temperatura ha avuto un notevole vantaggio. E a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e un uomo in tuta rossa sale sul gradino più alto. Fantastica vittoria per la Ferrari. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. La prima in classifica frena la sua fuga dopo un pessimo risultato. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Ah, senza dubbio Lewis Hamilton. È stato veloce e deciso, come deve essere un vero campione. E ora vediamo la classifica costruttori. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Dopo questo weekend frenetico, penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Alla prossima!